di questa importante convenzione. Finalmente ci siamo, risolviamo molte problematiche. Ricordiamo che questa era una convenzione partita su quanto era avvenuto negli anni 70 in Argentina con i desaparecidos, ma basta vedere i dati del 2014, le sparizioni sono state oltre 200, le sparizioni forzate da oltre 21 paesi. Questo dimostra quanto mai sia attuale la necessità di affrontare con una convenzione ONU questo problema e credo che l'Italia finalmente, insomma, dopo tanto lavoro, possa finalmente approvare la convenzione ed evitare di essere nuovamente richiamata dopo l'ampio e proficuo lavoro che era stato svolto in sede di Nazioni Unite. Grazie collega, adesso il collega Buttiglione, prego. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cammino per arrivare a questa convenzione è lungo, come è stato ricordato, inizia con la terribile storia dei desaparecidos in Argentina, ma anche in Cile e in altri paesi dell'America Latina. Abbiamo a che fare lì con stati criminali che negano le libertà democratiche e che eliminano senza processo i loro avversari, con un capitolo particolare dedicato ai minori, cioè ai figli degli avversari del regime che vengono dati in adozione, talvolta, proprio a coloro che hanno ucciso i loro genitori. Storie terribili. Noi ovviamente voteremo a favore di questa ratifica, mi consenta però di esprimere alcune perplessità. Nato in quel clima, il provvedimento arriva all'Assemblea delle Nazioni Unite molto dopo, quando già è maturata una diversa situazione. È la situazione del terrorismo, noi abbiamo a che fare con i sequestri operati dai terroristi, ma in cui anche è in vigore il Patriot Act negli Stati Uniti, e con il Patriot Act e con provvedimenti non così corposi, ma comunque incidenti del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, si delineano strategie antiterrorismo, le quali molto facilmente potrebbero essere considerabili come ricadenti all'interno del bando dato da questo provvedimento. E questa è la ragione per cui soltanto 40 paesi lo hanno ratificato e tra i paesi che lo ratificano mancano firme importanti. Manca la firma degli Stati Uniti, manca la firma del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, mancano le firme di molti paesi che hanno a che fare col fenomeno del terrorismo. Allora, io mi permetto di suggerire che si inizi rapidamente una ripresa di contatti per ottenere l'adozione di uno strumento legale che possa avere il consenso di tutti i paesi, perlomeno tutti i paesi che condividono con noi alcuni fondamentali principi di civiltà giuridica, anche per assicurare la effettiva applicazione delle norme qui contenute. Senza di questo noi rischiamo di approvare una norma bandiera, la quale troverà forti difficoltà nella sua applicazione, nelle situazioni concrete, spesso terribili, del mondo di oggi. C'è in particolare un punto che desta perplessità ed è all'articolo 1. Ho qui il testo inglese, quindi traduco io all'impronta, ma correttamente credo. Nessuna circostanza eccezionale, né lo stato di guerra, né la minaccia di guerra, né la instabilità politica interna o una qualunque altra emergenza pubblica possono essere invocate come giustificazione per la enforced disappearance, la sottrazione forzata. E su questo bisognerà che noi facciamo una riflessione ulteriore insieme con i paesi che sono effettivamente coinvolti in queste situazioni. È invece importante, da un altro punto di vista, rinforzare ciò che si dice sui minori, perché
noi abbiamo disapparizioni forzate di minori che non sono riconducibili a questo quadro o non sono pienamente riconducibili a questo quadro. Penso al traffico di persone umane per fini di prostituzione, penso al traffico di minori per fini di riduzione in schiavitù, penso al traffico di minori ma anche di maggiori, anche di adulti, per finalità di sfruttamento sessuale e per finalità di trapianti illegali. Su tutto questo credo che sia necessaria una riflessione ulteriore, integrando questo strumento con altri strumenti già approvati dalle Nazioni Unite, per arrivare a una regolamentazione più complessiva e che sia anche sostenuta da un appoggio più ampio della comunità internazionale. Grazie. Grazie mille, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare la relatrice Eleonora Cimbro. Intende replicare? Sì, volevo semplicemente, riferendomi all'ultimo intervento dell'onorevole Buttiglione, chiarire che dal nostro punto di vista, appunto, questo sicuramente è un passo in avanti, però tutte le riflessioni che il collega ha fatto sono all'attenzione del lavoro sia della Commissione che anche di questo Parlamento. Grazie. Grazie collega. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo? Si riserva. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Adesso c'è una richiesta di parola per intervento di fine seduta della collega Claudia Mannino. Prego, a 2 minuti. Sì, grazie Presidente. Allora, intervengo per sollecitare il Ministro.